Buongiorno. Buongiorno amici e bentornati. Dove siamo? Nella solita Tornion. Questo posto l'avrete già visto in qualche nostro video, non così. Di nuovo andremo a sciare, per fortuna oggi c'è una giornata spettacolare. Tanto sole stamattina, stanotte tantissimo freddo, meno 5, meno 6 gradi. Si è congelato tutto l'impianto idraulico, quindi stiamo aspettando si scongeli. Cosa che non è mai successo anche a temperature un po' più rigide, però si vede che col vento... Nulla, con l'occasione, questo bellissimo posto, io personalmente non ci sono mai venuto a sciare qua, quindi è anche per me la prima volta e vi diamo di nuovo il benvenuto a Tornion. Guardate che spettacolo, per la prossima volta lo so, si può parcheggiare direttamente qua, che ieri sera posti liberi c'erano, e da qua si scende e siamo direttamente nella pista. E cosa vuol dire ciò? Vuol dire che ogni volta che abbiamo fame, spuntino, cioccolata, bastardo, cioccolata calda, fermiamo qua e il camper è a un metro con riscaldamento acceso, tanta roba. Ma intanto anche il panorama che si incomincia a vedere qui è qualcosa di unico. Ragazzi, ricordiamo che questo è il paese del sole. Adesso che siamo qua, dove andiamo? A fare i biglietti. Il portafoglio andiamo... preso, perché sennò ce la dobbiamo fare a piedi. Noi appunto abbiamo parcheggiato più su della biglietteria, quindi dobbiamo andare giù con la tavola e sperando che ci si possa arrivare e andiamo a fare i biglietti, sennò rimaniamo incastrati in paese. Un po' di riscaldamento l'abbiamo già fatto l'altra volta a Pila, se non l'avete fatto andatevi a vedere il video che tra l'altro esce oggi, spero che tutto vada bene. Arrivati al centro di Tornion, siamo pronti a fare i biglietti. C'è coda? C'è coda. Cosa? Dicevi? È tutto vuoto, è stato un momento veramente eterno. Ma ce l'abbiamo fatta! Adesso andremo a prendere uno di quegli ovettini che ci riporterà su al camper. Ci porto direttamente sulle piste. Direttamente sulla pista, al camper. No? Il camper è più in basso, più su, figo. No, ci porto su. Andiamo a prendere l'ovetto. Meno male che all'ovetto non c'è coda. Scesi dall'ovetto, che appunto parte direttamente dal centro di Tornion, e ora andremo a prendere la prima seggiovia, e qua l'aria è già decisamente più fresca. Andiamo? Seguiamo quella seggiovia lì che si muove qui sotto? Ci vediamo lì allora.
spettacolo. Si può arrivare direttamente con la tavola al camper. Non stavo riprendendo come sempre perché le cose fighe come i 1000 voli bellissimi che ci siamo fatti sia io e Ruben non li abbiamo ripresi. Adesso mettiamo sull'acqua, facciamo ancora una discesa mentre appunto l'acqua incomincerà a bollire, poi arriviamo qua, mettiamo giù la pasta e 10 minuti e mangiamo a costo zero. Questa per l'appunto è l'area camper che vi parlavo, che ora è piena di macchine, non so perché. Qui è la zona dello scarico delle acque e qua la nostra fontanella. Jack, acqua a meno 60 gradi. Ruben, tieni l'acquetta. Lo metto davanti al cinebasta così. Appunto, messo sull'acqua. Adesso andiamo a farci una discesa. Veloce, veloce, veloce. Nel frattempo che cipolle. Direttamente dal piazzale del camper, discesina laggiù e siamo in pista. Spettacolo. Prossima volta però parcheggio qui, eh. Tac, pista. Tac, pista. Vai. Sei venuto addosso a me, ce l'avevamo quasi fatta. Ce l'abbiamo fatta. Il camper era lì. Il buono lo fa. Mica, dopo decollo, dopo lo faccio senza freno. Adesso era titubante, era così. Mica che tuffo. Acqua bolle, speriamo. Se no, ci facciamo un'altra discesa. Bello, sì. E anche l'acqua bolle. Meno male. Abbiamo buttato giù la pasta. Non guardate il bordello, ma quando si va a sciare è così. E ragazzi, aggiornamenti per quanto riguarda l'acqua. Ho sentito rumore. Ancora niente. Beh, aspettiamo ancora un pochino. Appena finito di mangiare e nulla, adesso siamo pronti per riscendere, riprendere l'ovetto e ragazzi, gustarci ancora questo sole che è da stamattina e sono già le 2 del pomeriggio e è ancora qui con noi. Cambiato abbigliamento, andiamo un attimino al baretto, il sole ormai ci ha abbandonato, nel frattempo noi ci prendiamo una bella cioccolatina calda e con questo è tutto, ci vediamo alla prossima settimana e mi raccomando, se ti è piaciuto il video schiaccia mi piace, ciao ciao, ciao.